Bentornati a tutti i miei telespettatori a una nuova puntata dedicata un po' a quello che accade in Sila. Oggi vogliamo dedicare la puntata alle elezioni che si sono svolte ieri a Spezzano della Sila. Voglio parlare un po' dei risultati dei seggi e com'è andata. Vinto il candidato della lista numero 2, Salvatore Monaco, con 1250 preferenze. Era la lista Patto Democratico. Vediamo un po' invece la sua squadra come è andata, un po' di risultati. Caligiuri Mattia ha preso 169 preferenze. Cannata Sergio 52 preferenze. Castiglione Concetta 88 preferenze. Castiglione Simone 91 preferenze. Crocco Aurora 111 preferenze. Curcio Gianluca 93 preferenze. Curcio Vincenzo 84 preferenze. Guido Maria Cristina 71 preferenze. Mele Mario 52 preferenze, Monaco Rosa 76 preferenze, Rizzo Rosa 76 preferenze e Serra Ludovico 210 preferenze. Voti di lista 77. Vediamo adesso chi sono i ha preso 8 seggi, vediamo quali sono le persone che sono entrate nella maggioranza, quindi gli 8 futuri consiglieri comunali. Entra Ludovico Serra, Caligiuri Mattia, Aurora Crocco, Vincenzo Curcio, Curcio Gianluca, Castiglione Concetta, Castiglione Simone e Rizzo Rosa. La seconda lista che si è classificata al secondo posto è quella di Unione Democratica Sindaco Pietro Lecce, la lista numero 3, che ha preso 1165 preferenze. Vediamo un po' com'è andata anche a loro i candidati. Campanaro Francesca 51 preferenze, De Marco Diego 143 preferenze, Furci Michele 51 preferenze, Lupinacci Valeria 65 preferenze, Martino Luigi 96 preferenze, Mele Simone 107 preferenze, Mendicino Enzo 113 preferenze, Pantusa Fiorenzo 96 preferenze, Pantusa Giovanni 86 preferenze, Pantusa Michele 77 preferenze, Panza Beatrice 132 preferenze, Ricci Nino 69 preferenze, solo la lista 98 preferenze. Tre seggi per quanto riguarda la lista di Pietro Lecce, vediamo chi è entrato: Pietro Lecce, il sindaco, Diego De Marco e Panza Beatrice. Passiamo adesso all'ultimo classificato, alla terza lista classificata, che è la lista numero 1, quella di Impegno Comune, sindaco Pietro Attilio Spizzirri. Vediamo un po' i candidati. Loro hanno preso 708 voti. Vediamo un po' i candidati come sono andati. Bonavita Serafina 33, Crocco Mario 12 preferenze, Giordano Eugenio 68 preferenze, Mele Daniela 29 preferenze, Panza Jenny 67 preferenze, Perri Renato 8 preferenze, Pucci Matteo 119 preferenze, Rota Gennaro 79 preferenze, Sirianni Salvatore 116 preferenze, Stranges Manuela 65 preferenze, Tornello Alessandro 23 preferenze, Turco Daniele 23 preferenze. Voti di lista sono voti di lista ne hanno preso, perdonatemi, ho perso il segno, 66 voti di lista, per un totale di, come ho detto, 708. Entra solo il sindaco Pietro Attilio Spizzirri, poiché prendono soltanto un seggio. Noi facciamo i complimenti al sindaco di Spezzano della Sila, Monaco Salvatore, e a tutti i consiglieri. Io vi do appuntamento alla prossima puntata dedicata un po' a quello che accade in Sila, con una visione generale sull'agroalimentare e sui fatti di cultura. Un saluto da Piero Cantore e dalla redazione.